Vuol dire come si chiama, dove è nato e quando è nato? Mi chiamo Buscetta Tommaso, sono nato a Palermo 13 luglio 1928. No, no, il microfono non lei, lei stia comodo. È stato elevato il volume? Forse un po'. Ecco, ora vediamo un attimo, forse ora si sente meglio. Signor Buscetta, lei intende fare una dichiarazione preliminare alla Commissione parlamentare antimafia? Questo non c'entra, questo. Non ho sentito, mi scusi. Prego. Le chiediamo se vuole fare una dichiarazione preliminare alla Commissione parlamentare antimafia o procediamo direttamente alle domande. Preferirei. Sono stato invitato negli ultimi anni dalla Commissione del Senato americano sul crimine, il quale mi hanno chiesto di preparare una relazione prima di presentarmi a loro, in modo che loro avrebbero potuto farmi delle domande sulla mia relazione. Capito. Così ho fatto, se voi lo volete. La relazione l'ha già preparata? Sì. Va bene, rispondo. Posso? Premetto che sono un uomo libero, non ho più nessun conto da regolare con la giustizia. La mia presenza in questa sala è volontaria, non avrò più sconti di giustizia, non avrò particolari ringraziamenti. Vengo in nome di quella causa che io abbracciai nel 1984. Io credo, fermamente credo, che l'apporto dei collaboratori, così come visto oggi, sia una cosa molto importante. Non perdetelo di vista, è una cosa che mai si era verificato in un processo siciliano, di avere della collaborazione da parte di gente appartenente a Cosa Nostra. Voglio chiarire, dandomi l'opportunità di dire, alcuni giornali, qualche politico, parla di suggerimenti. Io non sono mai stato suggerito di nessuno, è una cosa che mi offende. Io ho suggerito agli altri, non sono stato mai suggerito e ho scelto una mia linea di condotta indipendentemente dai suggerimenti che mi potessero arrivare. Quindi questo che sia ben chiaro, proprio perché si deve sfatare questa continua rincorsa, il politico e il giornale al politico, il politico al giornale, e si fanno dei processi su cose inesistenti. Io vorrei che questa cosa, questa mia presenza, perlomeno desidererei, scusate il mio italiano, è quello di un uomo che ha fatto la quinta elementare, quindi certe volte faccio delle confusioni, ma questi sono i miei limiti. Vedo molto consenso oggi. La morte dei due giudici,
ha dato la possibilità che lo Stato italiano si svegliasse da quel torpore che ho sempre accompagnato dal 1984 fino a pochi mesi fa, e dasse veramente quel contributo che doveva dare come forza di Stato, per combattere il fenomeno mafioso. Il fenomeno mafioso non è comune, non è il brigatismo, non è la solita criminalità, perché la solita criminalità la polizia se ne intende, la combatte bene. Il fenomeno mafioso è qualcosa di più importante della criminalità. È la criminalità più l'intelligenza e più l'omertà. È una cosa ben diversa. Un altro punto per me importante, che è una scaletta che ho fatto io, è, e se non faccio bene vi prego ancora una volta di scusarmi, è difficile per chi collabora con la giustizia puntellare le sue accuse con prove certe. Le accuse mafiose rimangono sempre nell'ambito mafioso, cioè omertose. Io quello che dico a te, tu non lo dirai ad altri. E allora, quando avviene questo rapporto fra me e la persona a cui si rivolge del mafioso, è una cosa che rimane fra me e lui. Cioè non dovrò riferire neanche ai miei più diretti amici. Quando poi negli anni si parlerà di questa cosa, ma quali sono le cose che potrà sostenere un collaboratore della giustizia? Potrà dire: io so questo, come ho sempre detto io so questo, sta a voi stabilire fino a dove arriva la prova per parlare di queste cose, perché altrimenti nessuno parlerà mai più a favore della giustizia, perché diventerà una cosa molto ridicola. Certamente mi domanderete perché fino a pochi mesi fa non avevo parlato di politica. Sono certo, me la farete, vi prevengo, rispondo subito. Il giudice Falcone, che è in pace e riposi, venne molte volte negli Stati Uniti per parlarmi se ero già pronto a parlare di politica. Io credo che sia venuto 3 volte, sempre rispose no. Fino a pochi mesi fa, se sarebbe stato vivo ancora il giudice Falcone, io avrei risposto no, perché le sentenze, no, voglio fare una premessa, a me non mi interessa se l'imputato venga condannato o no, è una cosa che a me non interessa, a me mi interessa però che quando 2 tribunali riescono a fare una sentenza per poi arrivare a Roma e sentire che questa sentenza ritorna tutto da capo, è una cosa che io non capisco più niente, rimango nella mia ignoranza e dico: ma cosa succede? Cosa è successo di nuovo? Perché lo Stato italiano non vuole combattere la mafia? Questo era il mio modesto parere. Quindi quando mi avrebbe domandato, avrei detto no. Io ero sicuro, io dovevo rispondere no. Tanto che qua io appunto, questa scelta non era mai stata condivisa dal giudice Falcone. Lui voleva la mia collaborazione fra mafia e politica e io avevo sempre detto no, anche al giudice, all'avvocato Galasso, parte civile nel maxi processo. Ho avuto la possibilità di leggere un documento
nella rivista Avvenimenti sull'incontro fra me e il giudice Falcone agli inizi di questo anno. Io credo che tutti voi conoscevate la dignità morale del giudice Falcone, tutti voi conoscevate la persona seria, la persona battagliera, ma era una persona che seguiva i canoni e la rigidezza della legge. Lui non deviava. Giuseppe Falcone venne molte volte a trovarmi negli Stati Uniti, ma sempre in compagnia di altri giudici, in compagnia di poliziotti, mai solo. Io non ho avuto incontri col giudice Falcone, non ho avuto telefonate con il giudice Falcone. Io avrò telefonato al giudice Falcone negli anni 86-87. Da quell'epoca io non ho mai più telefonato al giudice Falcone, né lui a me, perché non sa anche il numero di telefono. Ma c'è di più. Questo documento è falso perché dice che l'FBI registra quello che io dico al giudice Falcone, ma commette un grossolano errore. Io non sono mai stato con l'FBI. Io sono stato con l'FBI il primo periodo e fino a Natale, credo, di dicembre del 1984. Dopo quel periodo sono stato preso in consegna della DEA e affidato a un uomo della DEA e mai più ho incontrato, anche quando dovevo parlare col giudice Falcone, citando il Dipartimento di Giustizia americana, io incontravo il giudice Falcone con la DEA. Quindi questa notizia di FBI è falsa. Che cosa è cambiato dopo la morte del giudice Falcone e Borsellino? È cambiato che io vedo una predisposizione nuova, un interessamento maggiore, una volontà a fare meglio di come si è fatto fino a pochi mesi fa. Quindi mi trovo pronto alla collaborazione. Oggi, in questa sede, non ho nessuna intenzione di fare il nome di politici, non ho nessuna intenzione di sollevare polverone, ho intenzione di farli e li farò ai giudici, i quali non solleveranno polverone, faranno le indagini e il nome del politico verrà fuori quando sarà opportuno di uscire fuori, perché mi sembra assurdo che si deve sentire che Buscetta Tommaso parla a ruota libera, dove la televisione è seguita, per poi domani sentirmi denunziare per calunnia. Io non voglio essere calunniato e non calunnio. Le mie sono verità, ma quelle mie, se poi posso provarle o non posso provarle, sarà una competenza della giustizia appurare se le mie dichiarazioni sono vere o no. È mia convinzione che con le opportune inchieste giudiziarie, con il mio apporto, perché io sono totalmente a disposizione, si potrà scoprire effettivamente questo rapporto. Non è il terzo livello, signori, scordatelo, non esiste il terzo livello. Col giudice Falcone abbiamo fatto delle lotte non comuni, ma per me non è mai esistito e non esiste il terzo livello. Non ci sono politici che ordinano i mafiosi, non esiste questa possibilità, non è mai esistita. Il mafioso ha usato il politico, non viceversa.
avevo preso un appunto, ma è un appunto di stanotte, quindi forse ero assonnato. Avevo scritto così: lo Stato sa fare molto bene i funerali di Stato. Io ho visto nel 1900, nella fine degli anni 70, ero carcerato a Cuneo insieme a dei terroristi. Io ho visto tutte le forze politiche italiane convergere senza correnti, né sinistra né di destra, convergere per combattere il fenomeno terroristico. Perché questo non è stato fatto per la mafia? Quello che mi domando, quello che vi domando, io non vi domando a voi, io domando a voi politici, non voi, voi. Perché non è stato fatto? Perché ancora ci sono le correnti per nominare un giudice, per fare un super procuratore, perché non si vuole combattere? O perché vi siete abituati a stare insieme ai mafiosi? I mafiosi non guarderanno in faccia nessuno. Chi non ci farà comodo è destinato ad andarsene, ora o più tardi. Convincetevi, signori miei, convincetevi. Il fenomeno mafioso non è un fenomeno solo criminale. È un fenomeno che porta molto più lontano del fenomeno criminale. I mafiosi non fanno bigliettini, non fanno volantini, non scrivono al compagno. I mafiosi hanno intese con qualunque ceto della società. Il mafioso sa accedere a tutti i livelli. Ritengo che abbia finito, ci sono degli appunti qua, ma io prima di finire voglio dire solo una cosa, a me molto cara. Per me la morte del giudice Falcone, del giudice Borsellino, non è la solita morte di una persona comune, per me è stato qualcosa di più. Il giudice Falcone per me era il faro di questa lotta contro la mafia. Lo Stato di Saleano non si è reso conto chi era il giudice Falcone, il giudice Borsellino. Non li hanno valutati, li hanno denigrati, specialmente il giudice Falcone. Io so leggere bene fra le righe, perché ho un'esperienza che vorrei trasmettere ad altri, non so dirla a parole, ma ho molta esperienza, so leggere fra le righe, ho visto la delusione negli occhi del giudice di Falcone tutti i momenti quando l'ho incontrato, ma lui sempre rideva. Lo hanno accusato di prima donna, anche io lo sapevo che lo accusavano di prima donna, ma era una prima donna che lavorava. Era una prima donna che voleva seriamente combattere la mafia. Se era prima donna, era prima donna per questa ragione. Non era prima donna per andarsene a casa a vivere tranquillo e sfoggiare la sua consapevolezza nei ristoranti o nei night. Era una prima donna che viveva come un carcerato. Infatti è a lui che nasce l'idea della superprocura, è a lui che nasce l'idea della DIA. Signori miei, sosteneteli, li avete gli organi. Per me la mafia sta rantolando, ho detto al dottor Biaggi nella mia intervista, per me la mafia sta rantolando, ha bisogno di sentire che lo Stato non ne può più. Ma voi siete vicino a vincerli, resterà la criminalità. E quella la criminalità, la polizia saprà come combatterla. Ma la mafia è all'orlo del fallimento.
è all'orlo del fallimento. Approfittate. Ho finito. Grazie. Grazie, signor Buscetta. Ora, prima di... Fine della seduta, si deciderà se dare notizia di alcune parti e di quali del suo interrogatorio. Questo perché lei lo sa. Lei, interrogato il 1 febbraio 1988 dal giudice Falcone, disse tra l'altro che il nodo cruciale del problema mafioso è il rapporto mafia-politica, è un po' le cose che ha accennato anche adesso. Lei può spiegare alla Commissione parlamentare il significato di questa affermazione? Come significato o come personaggio? Che cosa significa questa affermazione? Il rapporto mafia-politica è così importante per capire? Perché così? Anzitutto voglio dirci una cosa. Non so se rispondo bene, però vediamo. Noi siamo qui, possiamo andare fino all'eternità. Non ho problemi di dire presto, no. Fin dagli anni, quando si istituì la nuova Repubblica Italiana e si formarono i partiti, la mafia sempre votò anche per lo spauracchio che c'era, ci fu sempre in tutte le epoche del comunismo, la mafia votò dalla Democrazia Cristiana tutta a destra senza il partito fascista, perché era un altro partito da non votare. Si aveva la possibilità di scegliere il candidato, cioè io potevo essere appoggiavo a lei della Democrazia Cristiana, un altro poteva appoggiare a quell'altro signore di un altro partito, ma sempre dal lato destro. Quindi noi non abbiamo mai votato partiti di sinistra. Non mi parlate del 1987 o del 1989, perché io credo che già sapete la risposta, ma negli anni precedenti si è sempre votato da Democrazia Cristiana fino al limite del Partito Fascista Italiano. Quindi non so se questa è la risposta che è, perché non ho capito bene la capito. Domanda. No, il problema è questo, abbiamo capito, sì. Ma siccome dice che il problema cruciale, cioè quello più importante, è proprio questo rapporto tra mafia e politica, cioè è più importante del rapporto tra mafia e finanza, sembra da quello che lei aveva detto, è più importante del rapporto della mafia con altri strati della società. Da quello che lei ha detto si capisce che il rapporto mafia-politica è la questione più importante. È così o no? Io credo di sì. Ecco, può spiegare perché è così importante? Il mafioso ha sempre cercato e ha, credo fino a oggi, dico credo perché dal 1984 la mia vita si è fermata, quindi devo dire fino allora, non sì. Posso dire. Aveva sempre l'appoggio politico del personaggio che a lui interessava per tutte le cose che sarebbero svolte. Non parliamo processualmente, che allora non esistevano i processi o i processoni, ma la delega per un'importazione. Io stesso, nel 1963, ero un importatore di burro a Milano e quindi anch'io avevo i miei politici per rivolgermi per avere le licenze per importazione. Quindi sto parlando in prima persona, io. Sì. Non dobbiamo pensare al processo, dobbiamo pensare a tutto quello che può essere inerente anche commercialmente. Quindi ogni candidato vendeva la sua disponibilità elettorale contro i voti. Punto e basta. Io credo che non ho altro da aggiungere. Senta, può fare un esempio alla Commissione concreti di favori ricevuti dai politici? Cioè che di commercio. Ci sono altri esempi? Non possiamo aspettare che siano i giudici istruttori a comunicare questo a voi. Commissione... io dico esempi concreti, io non voglio dire quella licenza o quel favore. E non ho detto già il mio esempio. Il mio personale esempio, io avevo la licenza di burro, perché lo Stato nel 1963, non so se più è così, io parlo prima degli anni 63, lo Stato concedeva delle licenze di importazione, cioè misurava l'importazione, quindi dava 200 tonnellate per te e 250 tonnellate per lui, e quindi era una corsa per vedere chi poteva ottenere quelle licenze. Sì.
E chi poteva fare questo? Io no. Certo. Avevo bisogno di qualcuno che mi rappresentasse in politica. Ecco, ma per quello che lei sa, oltre a questa questione di licenza, che sono gli appalti, rientravano in questa logica? L'importazione delle banane è un'altra cosa, non è il processo del massimo processo che si va in Cassazione, è l'importazione delle banane. Sì. Io sapevo dell'importazione delle banane. Capito. Quindi no, questi sono gli esempi che io posso portare. Ma queste cose vanno dette in una maniera che si possa indagare prima di sollevare polverone. Certo. E fare preparare a chi sarà indagato facendo la figura di... Certo. Gli appalti rientravano in questa logica? Certo. Senta, quali erano i suoi rapporti con Badalamenti? Le parlavano? Sia pure come avviene tra uomini d'onore. Sì, sì. E io avevo con tutte e due un rapporto molto buono, con Badalamenti prima degli anni 75-76. Poi, nuovamente, perché mi faceva pena, come era stato trattato nel 1980. Perché Badalamenti fu accantonato, no? Fu accantonato, credo... nel 1978. Sì. E con Salamone sempre buono, fino al 1984, si intende. Capito. Salamone era un onore? Era rappresentante. Di quale famiglia? E fu anche membro della commissione. Di quale famiglia era rappresentante? San Giuseppe Alto. Senta, può spiegare alla commissione parlamentare la struttura di San Giuseppe Alto? La struttura di comando di Cosa Nostra? Cioè come funziona Cosa Nostra, secondo quello che lei sa? Ma non si sente? Si sente, sì. Sì, sì, sì. Sì. La struttura di Cosa Nostra come commissione, come famiglia, sì, come... Sì, sì. Beh, le famiglie sono riunite a tre e formano un capomandamento. Il capomandamento è la persona votato dalle tre famiglie per rappresentarle in commissione. Quindi noi abbiamo le famiglie, un capomandamento che rappresenta tre famiglie, una commissione. Dopo la commissione c'è una commissione interprovinciale che sarebbe costituita dalle province, provincia di Palermo, provincia di Catania, provincia di Caltanissetta, provincia di Agrigento, provincia di Trapani. Questa sarebbe la commissione. No, questa sarebbe commissione provinciale. La commissione provinciale. Che sarebbe sopra alla commissione provinciale. La commissione interprovinciale. Interprovinciale, scusi, sì, sì, ha ragione. Che è superiore alla commissione provinciale. Provinciale. Quali sono i compiti della commissione interprovinciale? La commissione interprovinciale tratta problemi che vanno al di sopra dell'interesse della piccola borgata. Se si dovesse decidere, è un esempio, sì, sì, certo. Se si dovesse decidere un colpo di Stato, si riunirebbe la commissione provinciale. Ho capito. Provinciale o interprovinciale? Interprovinciale. Sì. Sì. Senta, e chi comanda davvero nella commissione interprovinciale? Hanno tutti lo stesso peso o c'è qualcuno che comanda di più o qualcuno che comanda di meno, per quello che lei sa? Facciamo da 1 a 10. Sì. Palermo 10. Sì. Agrigento 8. Sì. Trapani 8. Caltanissetta 6. Catania 4. Capito, va bene. Quando dice Palermo, a chi intende riferirsi in particolare? Intendo dire la provincia di Palermo. Sì. Ecco, ma all'interno della provincia di Palermo, quale gruppo ha più peso? Oggi o... Più o meno nella evoluzione dei tempi. Se devo rispondere per oggi sono i corleonesi. Sì. Da quando i corleonesi hanno cominciato la loro salita? È complessa questa domanda. Beh, io posso rispondere, sì. Grazie. La loro salita è
la loro escalation, direbbero sì, gli americani. Io non l'ho voluto dire. È cominciata nel 1963. Con la strage di Ciapulli. L'epoca della strage di Ciapulli. Sì. E si sono sciolte tutte le famiglie. Sì. Nessuno. Perché si sono sciolte le famiglie? Perché la polizia in quell'epoca fece sul serio, veramente. Mandò in galera a tutti il fiorfiore sì, e disturbò agli altri, sì, mandandola ai confini, li disturbò. Quindi, mancando in quell'epoca quella che era la sfera più alta, la commissione, che era già stata costituita da Salvatore Greco, inteso Cicchitetti, si sbandò. Allora si sciolsero tutte le famiglie, anche perché fu poi una volontà di un tale capataio, Michele, sì, che si sciogliessero tutte le famiglie per riformarle, a suo dire, secondo come lui aveva pensato nei lunghi anni che aveva passato in carcere. Ma il capataio si era reso responsabile di una cosa gravissima negli anni 63, esattamente. Aveva messo delle bombe nelle macchine in cui erano morti dei poliziotti, in cui erano morti anche gente civile. A Villabate, per esempio, è morto un fornaio. Sì. Era destinata a un certo Di Peri, ma il Di Peri non scese di casa, passò il fornaio, vide la porta aperta della macchina, la chiuse, il fornaio era. E allora a quell'epoca fu ritenuta una cosa molto grave da parte del cavataio usare bombe, come potrebbero averle usate i terroristi negli anni 70. Fu giudicata da tutti all'unanimità, escluso il gruppo di cavatai, che loro avrebbero dovuto pagare, fosse fra 100 anni, quello che avevano commesso. La guerra si era svolta però fra di noi negli anni 63 e solo la cosa che era uscita fuori il binario era stata la morte dei poliziotti e di quel civile di Villabate. E fu uno scandalo per cosa no. Ora invece i Corleone si possono mettere le bombe per far saltare in aria i giudici. La loro cosa nostra, sì, la nuova cosa nostra. Morendo il cavataio, loro hanno perduto un uomo in quell'azione e si chiamava Bagarella. Approfittando dell'allontanamento di Salvatore Greco, Cicchitetti, approfittando del mio allontanamento, approfittando dell'allontanamento di Badalamenti, di Stefano Bontaè, loro imposero che la nuova commissione fosse correlata da 3 persone. È costituita da 3 persone. E Salvatore Riina in sostituzione di Luciano Ligi, che era in galera. Gaetano Badalamenti non era in galera, no, era a Milano, era molto ammalato. Ah, sì. Lui aveva un problema di rene, sì, sì, di vescica. Badalamenti e Bontate. Ma da questo momento ha inizio veramente la lotta contro tutti gli amici di Salvatore Greco, perché Salvatore Greco era il responsabile di aver chiesto a Luciano Ligio negli anni 60 perché aveva ammazzato Navarro. Quindi questa, noi andiamo a fare una storia, io sì, non sì, so certo, se noi abbiamo il tempo per poter. E allora il Luciano Ligio non aveva sopportato questo affronto da parte di Cicchitetti e cominciò gradualmente ad eliminare tutte quelle persone che potevano essere vicini a Salvatore Greco, di cui Badalamenti, Bontate, il Di Maggio, gli Inzerillo, sì, per una questione di potere. Sì. Potrei essere più dettagliato, ma preferisco fermarmi qua, se no facciamo. Senti, quali sono le caratteristiche dei corleonesi?
cioè in che cosa si differenziano come logica loro di comportamento rispetto a cosa nostra tradizionale? La ferocia. Non c'è un'altra differenza. Cioè c'è un uso della violenza molto... C'è, ma non c'era prima. Che non c'era? Ma non c'era prima, assolutamente, neanche da parte loro. È una cosa che è nata, e questo mi fa sorgere molti dubbi, e mi fa pensare molto che arriva dalle conclusioni che preferisco non fare, perché sono cose che vanno oltre il problema mafioso e il problema criminale. E ci sono delle riflessioni molto profonde da parte mia. Può per cortesia accennare alla commissione parlamentare? No, signor Presidente, no. Non perché. Io sono certo. La seduta è segreta. Siete tutti delle rispettabilissime persone, capito, non c'è dubbio, però è politica, dovete fare delle dichiarazioni quando si esce e io dovrei dire delle cose che possibilmente creerebbero un panico che io non voglio assolutamente che ciò si verifichi, non voglio essere preso per pazzo, certo. Non ho questa intenzione, ma sono... È grave, le mie riflessioni sono gravi senza fare il nome e cognome. Io non parlo di fare il nome e cognome, ma io parlo di riflessione personale. E voi potreste benissimo dirmi, signor Boucher, guarda, la smetta, se non vuole tornare in America ci lascia tranquillo. Quindi le teme sostanzialmente che queste riflessioni che sono sue possano in qualche modo guarda, essere... Signor Presidente, io lo dico una cosa. Nel 1979 io sono carcerato, l'avvocato Galassi forse si arrabbierà con me, però non vedo l'avvocato Galassi. Ah, nel 1979 io ero carcerato a Cuneo. Non pensate che i carceri sono invalicabili, i carceri sono valicabili. In carcere si viene con un documento falso, entra qualsiasi persona. Io ne ho avuto. Io ho ricevuto i capi mandamenti dentro il carcere, io ho ricevuto a Michele Greco dentro il carcere, che mi veniva a raccomandare un dottore che era stato carcerato. Quindi non pensate che i carceri sono invalicabili, sono valicabili. Dottore Mussumeci, i poliziotti hanno arrestato una serie di dottori perché sembrava che gli apparecchi dentari, noi abbiamo, quanto denti abbiamo? 32, sembra che fossero erano 92, più, erano troppi denti per una sola persona. E allora, sono stato Greco, entrò nel carcere, si rivolse a me. In quale carcere? A Luciardone, raccomandandomi il dottore Mussumeci, dentista. E mi disse, ma sì, no, ti raccomando a te, è una persona per bene. Lui andò via poco tempo dopo, non so, 15 giorni, 8 giorni, e andò all'ospedale, dall'ospedale poi andò in libertà. Ma, voglio dire, io ho ricevuto visita anche da parte del capo quindi della commissione. Quindi stava dicendo, nel 79 era a Cuneo? Ero a Cuneo. E mi mandarono in ambasciata per parlare con i terroristi. Se si ammazzava il generale della Chiesa in qualsiasi posto d'Italia, se i terroristi avrebbero accettato di rivendicarlo, di fare i loro volantini. Io circuì un brigatista che era con me, importante perché aveva partecipato al sequestro Moro, e le disse, ma logicamente non facendo affermazione, allo stile mafioso, sarebbe stato bello uccidere il generale della Chiesa perché poi aveva dato disturbo. Ma se qualcuno lo ammazzasse, il generale della Chiesa, voi lo rivendicate? No. Noi rivendichiamo il generale della Chiesa solo se uno di noi partecipa. Io mandai l'imbasciato indietro, il generale della Chiesa in quell'occasione rimase vivo perché... Io credo che l'entità che aveva chiesto il favore alla Cosa Nostra di uccidere
il generale della Chiesa non voleva Strachi non si trovando che aveva ucciso il generale della Chiesa. Allora, ferma, punto. Ma qual è il rimedio per uccidere il generale della Chiesa? Secondo me, signori miei, non prendetemi per pazzo, per favore. Il generale della Chiesa viene ucciso perché è mandato in Sicilia a andare a disturbare i mafiosi, e i mafiosi avrebbero dovuto liberarsi come un fatto fisiologico. Tu ci disturbi, noi ti ammazziamo. Ma è vero questo il motivo perché viene ammazzato dalla Chiesa? Non mi ho saputo spiegare. Solo così posso spiegare. Senta, mi scusi, ma prego, prego, stavo dicendo una cosa. No, basta. Senta, nel 79 però, che interesse c'era di eliminare il generale della Chiesa? Bravo, se lo spieghi da solo. Spiegatelo voi che siete intelligenti, più di me. Io non so spiegarlo. Certo è che ancora non aveva disturbato nessun mafioso. O mi sbaglio? Senta, mi scusi, ricorda, era fine dell'anno o prima parte dell'anno del 79? Cioè era dopo l'assassinio di Terranova, che fu fatto il 25 settembre del 79, o prima? Guarda, questo non posso ricollegare. Si faceva caldo, freddo, Posso ricollegare attraverso il contatto con il brigatista che entrava dalla Libertà, in che epoca è stato? Può dire mica il nome del brigatista? E poi lo mandiamo fuori. Già vado al brigatista, io lo posso dire, ma non lo so. Signor Presidente, però non è un reato aver ascoltato una proposta di questo genere. Voglio dire, non, poi lei decide cosa richiede. No, in questo senso, no. Non è che no. Lo inguaia. Ciò, siccome io ho intenzione di fare questi discorsi con il giudice istruttore di Palermo, sì. Il quale li ho sentiti giovedì, sì. Non dicendo questi discorsi, si intende? Sì. Io preferirei che il giudice istruttore poi facesse delle indagini per incontrare a questo, per dire, ma qualche volta Buscetta ti parlò. Capito. Senta, e chi era la persona o in che modo lei era stato contattato per fare questa proposta nel 79? Chi era la? Sì, come lei aveva ricevuto questo messaggio nel 79? Ma è molto semplice, veniva mio figlio, venivano i miei amici. Ho capito, veniva... attraverso... La persona che veniva. Vabbè, ora io soprassederei su questa domanda. Dunque, vorrei seguire il nostro filo. Ma il senta, forse lei fu... signore, forse non c'è il senso. Mi dica, l'onorevole forse Caffarelli. Signor, l'onorevole Caffarelli, vuole sapere l'entità di Cosa Nostra che aveva deciso questo? No, scusate colleghi. L'entità politica no. Però se parliamo di entità di Cosa Nostra posso dirlo benissimo, la commissione esatto. Comunque lei mi pare che ha detto che chiesto a Cosa Nostra se si può perché a Cosa Nostra che ci interessava il genere della Chiesa, questo... allora, non sto facendo niente contro i siciliani in quel momento, non c'è dubbio. Senta, volevo chiedere a lei, poi dopo, visto che stiamo toccando la questione Cuneo, ricorda che fu contattato anche per la vicenda Moro, no? Sì. Può spiegare alla Commissione in che termini fu contattato, che cosa successe? Anche questo io vorrei. Io fui contattato, ma addirittura per questa cosa ne vorrei parlare ai giudici. Non c'è da parte mia dire no, non voglio parlare, no. No, sono già aperto. Sì, lei, ma da questa parte qua, io c'ho da suggerire ai giudici di andare a rintracciare delle bobine telefoniche che appartengono a dei processi dove si parla molto chiaramente dell'interessamento mio per essere trasferito di carcere per andare a parlare con il brigatista se si può salvare la vita di Moro. Sì. Questo è nelle telefonate. Ma questo lei, e io le ho lette le telefonate. Ma questo lei l'ha già detto davanti alla Corte del e allora questo si deve avvicinare alla persona che telefonava e che telefonava anche a mia moglie dicendoci noi stiamo facendo il possibile perché Masino sia trasferita a Torino e poi sono andata a finire prima a Milano e poi a Napoli. A Napoli, sì. Che non è... Quindi sono andato tutto in un altro posto.
Quindi lei doveva andare a Torino per cercare... Avrei dovuto andare a Torino. Per questo prendere contatto con qualcuno? Con qualcuno. Le dissero chi? Con chi doveva prendere contatto? No, no, questo me lo dovevo vedere io. Ah, sì, certo. No, no. Loro mi mandavano a chiedere il favore, ma non mi indicavano la persona. Ero io che dovevo vedere a chi mi potevo rivolgere di loro. E il compito che lei aveva, se non ho capito male, era quello di cercare di ottenere la liberazione di Moro. Di Moro. È così. Sì. Ed era stata la commissione a chiederle questo? Era stata la commissione, erano state anche elementi della malavita milanese. Ah. Elementi della malavita milanese. Dico questo perché la commissione è una cosa che non si ascolta più, perché non si è ascoltata mai. Mentre l'elemento milanese è chiarissimo nelle telefonate, dove dice non vogliono liberare a Moro, l'interlocutore che parla di Roma con questa persona a Milano, dice non vogliono farlo liberare a Moro. Questo è nelle telefonate, queste non sono mie dichiarazioni. No, certo, certo. Senta, quindi lei fu contattato tanto da esponenti della commissione quanto da persone della criminalità comune, così che detto, sì, per cercare di entrare in contatto con un brigatista perché fosse liberato Moro. Esatto. Ecco, la commissione era d'accordo su questa strada? Questo non posso stabilirlo, ma il messaggio mi veniva da Stefano Bontate. Io credo che la commissione era d'accordo. Ho capito. Non si sarebbe lui lanciato a capofitto in una cosa di questo genere senza che la commissione non avrebbe saputo. Io avrei potuto metterlo nei guai dicendoci a me Stefano mi mandò a dire di interessarmi. E lei poi doveva andare, quindi fu trasferito, dove era? A Palermo? Quando no, io ero a Cuneo. A Cuneo ebbe questa sollecitazione? No, no, ero a Cuneo, io sono stato 3 anni a Cuneo. No, quindi quando era a Cuneo ebbe questa sollecitazione. Sì. E doveva essere trasferito a Torino? A Torino. Invece, dove c'erano i brigatisti? Sì, certo. Invece sono stato portato prima a Milano, sì, e dopo a Napoli. A Napoli. Ho capito. E quindi non ebbe la possibilità di parlare? No, di io credo che già era morto. Non ricordo comunque bene, vediamo, quello, non ricordo bene, ma quello è semplice. Sì, si è perso là. Senta, e Calò era d'accordo su questa linea? Non lo so. Non lo so. Quindi non ha saputo di dissensi all'interno di Cosa Nostra su questa questione? Su questo proposito, no. No. Senta, mi scusi, che cosa può temere di più? Questo glielo chiedo per le strategie che lo Stato deve avere contro Cosa Nostra. Che cosa disturba di più, teme di più Cosa Nostra? Che cosa possiamo fare per dare il massimo fastidio possibile, insomma? Capisce cosa vuol dire? Sì. Voi non vi teme. Non teme la giustizia. Perché un mafioso per la strada è... si sente molto forte. La collaborazione di gente anche non mafiosa, e questo è bene che voi lo fate rilevare nella vostra interpretazione, parliamo solo mafia, ma c'è gente che collabora, che non è mafiosa e collabora a un livello altissimo, perché dà dei contributi notevolissimi. Ma quello che disturba veramente la mafia è non poter adempiere alle promesse fatte ai carcerati. L'uomo d'onore va in carcere sicuro in tutte le epoche, va in carcere sicuro che la sua famiglia starà bene, non passerà fame e che si interesseranno al massimo per poter farlo uscire. Non ci sarà mai un uomo d'onore, non c'era stato mai, sì, correggo, un uomo d'onore che avesse temuto qualche cosa su questo proposito. Ora, non mantenere questi impegni a questo letterato. Ho capito. Questo è molto grave. Io quando dico Riina sta rantolando è perché veramente lo Stato ha risposto adesso a Riina. Io ho sentito la sentenza di sabato. Lui non ci importa che hanno dato le carcere anche a lui, ma lui ha un impegno morale con i Madonini. Sì. Lui le ha portate allo sbaraglio. Lui sarà molto, ma molto cattivo in questo momento. Capito. Quindi la cosa che teme di più praticamente è un rigore della giustizia, della giustizia tale che poi non consenta a Riina, insomma ai capi, di mantenere le promesse di un'altra persona, aggiustare i processi.
Esatto. No? La parola tecnica. Che vuol dire questo processo? La parola tecnica. Aggiustare i processi. Come spiego aggiustare? Aggiustare i processi si intende. Ho parlato con il presidente, ho parlato con il pubblico ministero, ho parlato con il commissario, ho parlato con l'agente, ho parlato con il testimone, ho parlato con la giuria. Questo è aggiustamento di processo. Capito? Quindi quando questa cosa non è possibile, c'è un problema delicato. Diventa delicato. Ma questo è un problema perché uno come Rina ha promesso, state tranquilli che poi si aggiustano, no, poi dipende. Lui si è lanciato alla conquista della Sicilia, perché la Sicilia è sua. Non pensiamo alla provincia di Palermo in mano a Rina, perché è assurdo. Lui ha tutte le province della Sicilia. Io credo che l'interprovinciale era una cosa. Lui la mantiene. Però ci mette quei pupi che dice lui. Cosa stavo dicendo? No, stava dicendo appunto questo, che Rina comanda, che in questo momento ha lanciato una sfida molto elevata. Ecco, ha lanciato una sfida molto grande allo Stato. Ai perdenti, i perdenti sono finiti ormai, sì. Non ci sono più i perdenti che poi dovevamo stabilirlo, non siamo riusciti a stabilirlo nel processo, chi erano questi perdenti, perché io appartenevo nei vincenti, Calò ha vinto, sì. Quindi io ero come perdente o vincente, non l'abbiamo stabilito, come ero, perdente o vincente? Ho capito, trasversale. Senti, quindi e nel passato... Si era riuscito ad aggiustare i processi? Si aggiustavano i processi? Ma certo, mica erano cose campate. Il processo dei 114 a Palermo, recente, è una cosa che mi costa a me. C'era un pubblico ministero, il dottor Pedone, se non vado errato, che sosteneva l'accusa e per tutta la durata del processo disse: all'ultimo io parlerò del presidente dell'associazione, all'ultimo io parlerò di Gaetano Badalamenti, perché all'ultimo, allora tutti aspettavano, all'ultimo, richieste, all'ultimo parlerò di Badalamenti, fece la richiesta di Badalamenti, il carcere è spiato, cioè Badalamenti ha preso un anno e undici giorni, io ho preso 2 anni, quindi, e lui doveva parlare all'ultimo del presidente della... Questi sono fatti, sì. Non dico bugie, sì, fatti, sono fatti registrati. All'ultimo parlerò del presidente di questa associazione. Ho capito. Senti, questi processi si aggiustavano solo a Palermo o anche fuori di Palermo? No, anche fuori di Palermo. A Roma? E specialmente nelle Calabrie, nel Napoletano, senz'altro. Sì, scusate, cosa interessava a casa nostra, a Cosa Nostra, di quello che succedeva a Napoli o in Calabria? Signora, vogliamo smetterla? Volete pensarlo? Che non è vero che a Napoli, nella Campania, nelle Calabrie, ci sia solo l'andrangheta e la camorra? Non questo. È vero, c'è la cosa nostra. Spieghi questo. C'è la cosa nostra. E loro sempre continuano con questa andrangheta. Non è vero. Andrangheta esiste ancora. Però a livello di servire la cosa nostra... Non a livello come entità che loro fanno quello che a loro pare piace. Sì. Le lasci sbagliare a qualcuno dell'Andrangheta. Lasci sbagliare a Cutolo che fu l'idolo della camorra. Cosa Nostra, dalla Sicilia, insieme ai napoletani, distrusse a Cutolo. Chi è Cutolo oggi? Sì, chi è Cutolo oggi? Le hanno ammazzato mille e mille di persone, i siciliani e i napoletani. È Cosa Nostra, non camorra. Ho capito, ho capito. Senti, quindi quando riguardava processi di uomini d'onore, Cosa Nostra si attiva. È così. Esatto. E si attiva, voglio dire, soltanto per i processi, anche per i processi quando arrivano in Cassazione o soltanto a livello, in tutti i livelli. Senti, che cosa... Posso bere un po', dai. Se vuol fumare un caffè... No, non fumo, grazie. Vuole un caffè? Ho smesso di fumare 4 anni fa. Senta, che cosa avvantaggia? Ora ci ha spiegato che cosa reca maggiore danno a Cosa Nostra.
Che cosa reca maggiore vantaggio invece a Cosa Nostra? Che cosa reca maggiore vantaggio? Quali sono gli errori più gravi? No. Quali sono gli errori più gravi che secondo lei sono stati fatti nella lotta contro Cosa Nostra? Da non rifare? Innanzitutto una giustizia più, non più dura, più giusta, non sì. Più dura, perché già è dura la giustizia. Sì. Una giustizia giusta, una giustizia che veramente faccia il processo e non accetti, allora sì che è veramente una battaglia a Cosa Nostra. E poi, come disse al Senato americano, principalmente far vedere da parte dello Stato che è lo Stato quello che comanda, non è il mafioso, perché purtroppo nelle borgate siciliane chi comanda è il mafioso, non lo Stato, sconoscono lo Stato. La figlia che scappò con il tizio, non è allo Stato che il tizio si rivolge al mafioso, non è al tizio. Ancora oggi si rivolgono a Riina, tremano di paura di Riina, ma si rivolgono a lui. Invece facciamo vedere che lo Stato si interessa anche di queste cose. Sì. Senta, quando Cosa Nostra comincia a trafficare gli stupefacenti? Beh, ironicamente posso dire che il re dei due monti, invece non è vero. Io sono un uomo povero, io non possiedo una casa di proprietà. Questa fa parte della strategia di Cosa Nostra. Io sono stato perseguito e inseguito da lettere anonime che parlavano del mio contrabbando. Ma dove sono i soldi del contrabbando della droga che io avrei? Non lo so, sinceramente non lo so. Una volta mi disse il giudice Falcone, vabbè, signor Buscetta, ma adesso anche l'usciere del tribunale sa che non è vero che lei trafficava in droga. Ma tardi. Già la nomea, già c'è uno scrittore come Galluzzo che scrive un libro e si inventa che io sono stato arrestato nel centro di New York con una valigia con 85 kg di merce, quindi parliamo di arrestato e portato in carcere. Falso, ma come si scrive così? Lui è bugiardo, lui non è uno scrittore, lui è un burgiato ambulante. Perché io non sono stato mai arrestato con una valigia 85 kg di droga. Quindi lasciamo perdere, questa è stata una deviazione. Ma comunque sarà incominciato intorno agli anni 78, cioè c'è stato un salto di qualità. Sì. Prima c'era il contrabbando delle sigarette, poi il contrabbando non serve più delle sigarette, si entrò nella fase del contrabbando della droga. E lo fecero con grande rilevanza, sì. Tanto che quando io uscì... Questo verso la fine degli anni 70? No, ecco, verso il 78 cominciarono vere e proprie. Quando io uscì nell'80, io vidi che i valori si erano persi, che aveva villa al mare, ville in montagna. Quindi il traffico di stupefacenti ha portato dei cambiamenti dentro Cosa Nostra? Ma è stato lui che l'ha deviato la Cosa Nostra. È stato lui che ha fatto perdere i valori di Cosa Nostra. Non ridete, per favore, io sono nato così e difficilmente si può cambiare, perché io credevo in quella cosa. Perché quali sono i cambiamenti più importanti che ci sono stati? Quali sono i cambiamenti più importanti che ci sono stati in Cosa Nostra per effetto del traffico di stupefacenti? È tutta la strategia corleonese. Noi possiamo seguirla passo passo, è stata la strategia corleonese, cioè si sono cominciati, per poter fare un uomo d'onore nei miei anni di giovane. Sì, quando è stato fatto l'uomo d'onore? Credo nel 46, insomma ero molto giovane, direi bambino, non... Si mandavano dei bigliettini per tutte le famiglie e per tutta la Sicilia per sapere chi aveva da dire contro il giovane che era proposto a diventare uno d'onore. Negli anni 80, adesso si fanno uomo d'onore, quello che sa sparare.
Ma come si fa a sfuggire all'arresto, alla cattura? Quali metodi? Cosa si fa? Si sta all'estero? Ma guardi che Ligio mica sta... Ora? No. Parliamo un po' del passato. Sì, ma un passato molto vicino. Ligio stava a Palermo. Mica era necessario che andasse nei giardini, che andasse nei boschi. Ora credo che c'è. Ma i mafiosi stanno. Voi avete la chiave d'oro per aprire del passato e del presente. Anche del presente? Anche del presente. Avete la chiave. E queste chiavi sono i pentiti? Sì. I pentiti e le nuove strutture che voi avete fatto. Senta, è prevedibile eventualmente anche un'altra guerra di mafia, nel senso che all'interno di Cosa Nostra... Ma chi ce la fa la guerra regina? Okay. No, non rispondo su... È possibile solo una cosa. Che distruggendo Rina ci saranno le guerre di mafia veramente, dove la mafia si autoannullerà. Perché Rina lascerà come eredità tanti rancori nei gruppi mafiosi che si ammazzeranno come bastardi in un prossimo futuro. Senta, ma come è possibile che Rina tanti anni la vita e nessuno lo crede? Ma questa domanda per dove fare la polizia, no? Ma come si fa a sfuggire all'arresto, alla cattura? Quali metodi? Cosa si fa? Si sta all'estero? Ma guardi che Ligio mica sta... Ora? No. Parliamo un po' del passato. Sì, ma un passato molto vicino. Ligio stava a Palermo. Mica era necessario che andasse nei giardini, che andasse nei boschi. Ora credo che c'è. Ma i mafiosi stanno in città. Guardi, io sono stato dalla città nel 1980 in città. Mica sono andato a seppellirmi in un bosco. E nessuno è venuto a cercarla? No. Ma io abitavo davanti, cioè era un condominio. In via della Croce Rossa? Via della Croce Rossa, un condominio, mio figlio Antonio abitava in via della Croce Rossa, io abitavo dentro la casa di mio figlio, nell'altro palazzo di fronte abitava il commissario De Luca. Che non si affacciava la finestra? Certo non mi affacciava la finestra, ma neanche potevo dire guardate che io sono qua. Senta, e quindi nessuno è venuto a cercarla? Tanto che non sono stato arrestato, facciamo come il contorno. Ma lei l'ha vista più poca volta? No, è qua. Perché se l'avesse visto l'avrebbe ammazzato. Io non sono stato arrestato a Palermo. Me ne sono andato poi in America. All'inizio dell'81. E Rina le pensa che stia in Sicilia in questo momento? È che c'è dubbio, se no come fa a sostenere i lacci che lui manovra? Deve stare là. Non può. Senta, può spiegare meglio alla Commissione questo che rientra anche, come dire, nelle necessità di suggerire delle cose diverse da fare per arrestare, insomma, perché uno dei problemi più importanti è anche arrestare i latitanti, no? È logico. Che cosa sarebbe utile fare per arrestare questi latitanti? Guardi, a me mi sembra una presunzione, io spiegare come si deve fare per arrestare i latitanti. Avete creato un organo di Stato, mi sembra che fanno parte carabinieri, finanziari e poliziotti. Sì. Loro li avranno in mezzo. Se voi li aiuterete, se voi politici, io non mi rivolgo a lei per favore, sì. Mi rivolgo alla classe politica italiana, sì. Non a lei personalmente. Se voi politici li aiuterete, sosteneteli. La superprocura è una cosa importante. È veramente importante. Non è perché io condivido, perché io vedevo in Falcone la persona degna di questa cosa. È assurdo che ogni procura spezzetti e l'altra non sappia parlare. Lei è stato un giudice, vero? Sì. Una procura non sa parlare quello che fa l'altra procura. È bello il centro di informazione,
è bello concentrare, perché là è che colpirete veramente. Processualmente li colpirete. Senta, ma per arrestare un latitante mica c'è bisogno di tutte queste strutture, si potevano arrestare anche prima. La cosa che vogliamo sapere, se si vuole trovare una persona, dove si nasconde? Voi come fate? Come facevate? Io? Come facevo io? Ma è diverso come facevo io e come so. Io andavo in un ciutupino, con il ciutupino ci dicevo ciuccio, ci dicevo ciuccio, e poi arrivavo nella persona. Quindi è una cosa ben diversa. Lei non ha capito niente, no, perché lei è torinese. Ho capito perché. Ah, beh, va bene. Allora, spero che gli stiano un po' tutto riportato. Senta, quindi è possibile che una persona stia a Palermo essendo latitante e nessuno viene a cercare? No, è possibilissimo, anche perché io credo che ci sia stata molta polizia condiscendente a Palermo, e invece, sì, ha ragione, ci sia stata molta polizia condiscendente. Nel 1980 che io sono stato a Palermo, io mi recavo a casa di Stefano Bontà, incontravo tutti, allora mi raccomandavano, per favore, non uscire prima dell'1:30 e non ritornare a Palermo dopo le 4:30. Che cosa era? Non è che si erano corrotti i poliziotti, si sapeva che in quell'orario nessuno della polizia era in servizio. Non so se rendo l'idea. Quindi esce all'1:30, ritorna prima delle 4:30. Che devo dire? Però visto che molti di voi latitanti eravate a casa vostra. Sì. No. Beh, ma quello poteva essere anche cattivo servizio. Io non ho corrotto nessuno, perché io direi una falsità, direi un tremendo falso. Non ho corrotto nessuno. Ma il fatto è che non veniva nessuno a casa di mio figlio. Non veniva nessuno. E devo premettere una cosa, che io in quella casa di mio figlio ero stato come regolare, cioè avevo avuto dei permessi in semilibertà per recarmi a Palermo e avevo dato l'indirizzo di mio figlio dove io andavo a dormire. Quindi già quella casa di mio figlio era una casa già conosciuta. Perché io avevo già abitato nella casa di mio figlio. E lei tranquillamente è andata a stare lì da latitante? Sì. Poi dove altro è stato da latitante oltre che lì? Sono stato in casa di Stefano Bontà, sono stato in casa di Inserì. Guarda. Inserì. Io andavo a trovare Inserì. Dove Inserì lo aveva il posto per i suoi affari? Era a 100 metri dall'aeroporto di Bocca di Fava, c'era un burrone, e giù nel burrone, 100 metri, si alzava un elicottero, non ricordo se di polizia o di carabinieri, e sorvegliava la città di Palermo, ma si sollevava a 100 metri del posto dove aveva la proprietà inserita. Le macchine là erano minimo 50, poi si arrivava anche a 100, ma mai questi poliziotti, questi carabinieri si sono domandati: ma questo posto, qua non c'è un supermercato, ma tutte queste macchine qua cosa fanno? Nessuno se l'è mai chiesto. Io mi lamentavo con il Serillo e ci dicevo: ma tu fai tutte queste riunioni qua e c'è l'elicottero che si alza proprio da sotto casa tua. Ma tu? Ah, non si preoccupa. Quindi, e lei non si preoccupava? No, io invece continuavo a preoccuparmi, tanto che non ci andavo molto spesso. Perché io mi preoccupavo di quell'elicottero che si alzava a 100 metri dalla sua proprietà. Senta, scusi, possiamo fare un passo indietro? L'omicidio di Scaglione. Io ne parlai con col dottore Falcone dell'omicidio Scaglione. Ma oggi devo aggiungere qualche cosa di più a quelle dichiarazioni fatte al dottore Falcone. Nel 1970
mentre altri parlano io posso parlare. Sì, colleghi, vi rendete conto che stiamo facendo, ci rendiamo tutti conto che facciamo un'audizione di un test. Il test è a questo punto, se mentre i commissari parlano lui può parlare. No, il problema è di evitare che si parli in due. Prego. Grazie. No, perdo la forza perché sembra che quello che dico io sia disinteressante, allora non vale la pena neanche parlare. Solo per questo, cioè io perdo quella carica agonistica. Abbiamo capito agonistica. Credo che abbiamo capito anche i commissari. Agonistica, quella carica agonistica. Certo. Certo, agonistica. Nel 1970 io mi incontrai insieme a Salvatore Greco, brevemente, poi se dobbiamo tornare in questi punti in altri tempi, per un colpo di Stato in Sicilia. Da quel momento, dopo aver parlato dei colpi di Stato e poi gli incontri e poi io e Salvatore Greco andammo via. Luciano Ligio instaurò di sua volontà di creare un clima di tensione nell'ambiente politico per preparare al colpo di Stato. E furono, ognuno prese le sue mosse, a chi, qual era il politico da colpire. A Palermo mi sembra che sia stato colpito un fascista, se non ricordo male. Sì. Nicosia. Nicosia. Ma io non ero presente, non ero a Palermo. Queste sì, sì, sono certo. Cose che poi io sento in carcere. Un altro, l'obiettivo di Luciano Ligio fu il procuratore Scajola. Perché il procuratore Scajola? Perché lui già aveva incominciato l'escalation. Lui sapeva cosa ne pensasse Salvatore Greco di Vincenzo Rini, un mafioso della provincia di Trapani. Cioè, Cicchitella vedeva in questo Vincenzo Rini qualche cosa di padre, qualche cosa di grande, tanto da offrirsi lui e io di farlo evadere dal carcere a questo signore, nel 70. Vincenzo Rimen, guardi la mentalità, ci mandò a dire a me e a tutto Cicchitella se eravamo pazzi. Lui era stato condannato, innocente, e doveva espiare la pena, non doveva fuggire dal carcere. Guardi la mentalità, che metamorfosi di mentalità mafiosa. Ci mandò a dire siete pazzi. No, no, io non scappo dal carcere. E scese il procuratore Scaglione, perché in quel periodo il procuratore Scaglione Ligio scese, il giudice Ligio scese, il procuratore Scaglione perché in quel momento, in quei tempi, il procuratore Scaglione era interessato alla rivelazione di una donna che aveva accusato Vincenzo Rino e che era stato provato che era falsa. Diceva fra l'altro di aver dato anche un appartamento, e io non ricordo confusamente adesso, ad una figlia, ma già Luciano Ligio mirava come poter annientare quel grande uomo che era Vincenzo Rini, che poteva ancora influenzare la provincia di Palermo attraverso l'ascendente della propria personalità. Se ne era liberato perché lo lasciava in carcere, già c'era in carcere, ci rimaneva. E allora fa ammazzare il procuratore, lo fa ammazzare nel territorio dove io appartenevo, con le conseguenze che poi abbiamo visto, che hanno chiamato, che il procuratore era vicino agli uomini d'onore, lo hanno denigrato pure dopo noi. Ma la verità non è questa, la verità era minare le basi dello Stato. E lui si è scelto Scaglione, ma non c'era niente contro Scaglione. Senta, la scomparsa del giornalista De Mauro? È un'altra. Questo. Ma rientra in questa logica? Rientra in questa logica. È per questo che io non voglio parlare e non voglio essere perso per pazzo.
perché io ho esperienza nella vita e le mie esperienze possono essere giudicate da pazzi, dire, ma questo qua è venuto dall'America a confonderci le idee, quindi devo andare passo per passo. Come sta facendo? Senta, quindi lei dice, tanto l'omicidio Scaglione fu deciso da Ligio e la scomparsa di De Mauro? Ma tutti furono decisi, tutto, cioè da Ligio, da Badalamenti, da Bontà, non salviamo nessuno, da Ligio, da Badalamenti, da Bontà. E anche le bombe che esplosero a Palermo in quel periodo rientravano in questo quadro? Ma i bombe le preparava Francesco Madonia. Ma Francesco Madonia fu trovato poi in possesso di bombe a casa sua, o fu trovato mentre metteva le bombe, non mi ricordo bene, ma comunque era Francesco Madonia che rientrava in questo quadro. Senta, quindi sostanzialmente tanto l'omicidio di Scaglione quanto la scomparsa di De Mauro quanto queste bombe rientrano in un quadro che è quello di preparare le condizioni per fare il colpo. Senta, può spiegare cosa sa di questo? Lui ha detto che odiava novità, ha detto all'inizio, ha introdotto così. Senta, sì. E può spiegare per cortesia? Sì, ha introdotto in questo modo. Senta, può spiegare per cortesia alla Commissione bene questa storia del tentativo di colpo di Stato del 70? Quello di Borghese, che del quale ha parlato anche i giudici. Come comincia? Lei come viene a sapere di questa cosa? E ci chiama Calderone, Giuseppe. Tipo. E insieme a Di Cristina, Giuseppe. Quando dice ci chiama, perché siamo negli Stati Uniti, sì, anche Cicchitelli, e allora ci chiama per farci sentire che c'è preparato un colpo di Stato e che Borghese avrebbe intenzione di usare i mafiosi per farsi appoggiare in Sicilia. Senta, possiamo essere chiari, quindi vi telefona Pippo Calderone. Ma non c'è bisogno di telefonare, viene uno e viene a dire sì. Giù, eravate in America. E voi a questo punto partite dall'America e venite. Sì. Quindi chi vi viene a dire questo, che c'è un tentativo di colpo di Stato, vi fa anche il nome? Di Borghese, sì, ve lo so. E quindi voi a quel punto cosa fate? Andiamo in Sicilia. Come? Direttamente dalla Svizzera andiamo in Sicilia. Quindi andate dall'America in Svizzera? In Svizzera. E poi dalla Svizzera a Catania, capito? Direttamente. A Catania ci incontriamo con Calderone che ci spiega. Avevate questi documenti o documenti falsi? Falsi. Io mi chiamavo Barbieri e Totò Cicchitelli si chiamava Caruso. Avevate prenotato una macchina, preso una macchina a nulla in Svizzera? Sì, l'abbiamo lasciata a Catania. Sì. E quindi allora? Guarda, chi sapeva tutto esatto dei miei movimenti fino ad arrivare in Sicilia e poi dalla Sicilia a tornare in Svizzera fino ad arrivare in America era il colonnello Russo. Sapeva tutto. E perché? Perché lui faceva parte del colpo, capito? Il colonnello Russo era la persona indicata che doveva andare a arrestare il prefetto di Palermo. Quindi quando io sono arrestato per i 114 e lui fa l'associazione dei 114, lui è il poliziotto più sicuro della vita, perché lui lo sapeva. Lui era l'incaricato, quando avveniva il momento X, di andare a arrestare il prefetto di Palermo. Poi la risposta dei massonici è stata, l'abbiamo addormentato, sì, e io mi sono svegliato. Come l'abbiamo addormentato? Non lo so, è una parola tecnica, sì, dei massonici, è addormentato. A chi lo? Al colonnello Russo. Ah, quello russo, capito. Era addormentato. E io ci ho detto, sì, e io mi sono svegliato, dentro il carcere a Lucertone, pagando l'associazione, perché io sono venuto solo per questo scopo. Scusi, quindi lei, quando ci fu la cosa del 114, qualcuno di voi protestò con i massoni per questo? Beh, io non so se protestarono o no, ma i massonici si sono interessati del processo dei 114. Può spiegare come? Ah, non lo so. Come fa a sapere? Fino a questo punto posso andare. Come fa a sapere che si sono interessati? Perché l'abbiamo detto fra noi. E i massonici si sono interessati per il processo dei 114, perché il processo dei 114 verteva tutto nel fermo di una macchina a Milano, dove nella macchina c'ero io,
Gerlando Alberti, Giuseppe Calderone, Martine Caruso e Badalamenti, credo. E Badalamenti.